Guardate che spettacolo! Questo device è uno dei pochi smartphone dotato di super LED multicolor al posteriore. Di che modello stiamo parlando? Del nuovissimo, bellissimo e lanciatissimo Kubo King Kong Power 3. È uno degli ultimi smartphone lanciati dal brand Kubo. Per la precisione, questo modello verrà lanciato sul mercato esattamente il 21 ottobre. Per cui se siete interessati potete già acquistare il pre-order o l'anteprima con il link che vi ho lasciato nel primo commento e nella descrizione di questo video. Comunque, tornando a recensione, a parte questo multi LED che è veramente una figata atomica, ha anche caratteristiche interessanti a partire dalla RAM. Di base ne ha ben 12, ma potete aumentarla con la RAM virtuale di ulteriori 12, arrivando a 24 GB di RAM, 256 GB di archiviazioni espandibili con una micro SD fino a 1 TB. Dotato di NFC, dual SIM, per cui potete utilizzare due nano SIM in contemporanea, ma le sorprese non sono finite, perché questo cellulare è un rugged phone, ossia è indistruttibile, impermeabile e anticaduta. Guardate anche il design e il layout com'è resistente, con parti in metallo e angoli in TPU che lo proteggono dalle cadute, ed è anche dotato di uno degli speaker più potenti al mondo, da ben 3 watt, con un diametro di 3 cm e una potenza massima di 123 decibel, che lo rende attualmente uno degli smartphone con lo speaker più potenti tra quelli presenti sul mercato. E per finire la carrellata iniziale, vi informo anche che è dotato di un display in Full HD Plus da 6,72 pollici con ben 120 di refresh rate, pulsante personalizzabile compatibile con 3 funzioni, ed è anche dotato di sensore di impronta digitale e di sblocco facciale. E parlando del comparto fotografico, è dotato di una telecamera principale posteriore da ben 100 megapixel, capace di fare video in 2K a 30 fps, una macro camera da 5 megapixel e una selfie camera da 32 megapixel. E dopo questa breve carrellata di alcune delle sue funzioni più importanti, andiamo a inoltrarci nella recensione più profonda, scoprendo tutta la sua dotazione base e andando a fare tutti i test sia dell'audio che del comparto fotografico. Per quanto riguarda la dotazione, oltre al cellulare, all'interno del box troverete il vetro temperato, molto utile per proteggere ulteriormente lo schermo, il cavo tipo C di ricarica, le istruzioni e i manuali, e il trasformatore, dotato sempre di tipo C e compatibile con la ricarica rapida a 33 W. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo un'altezza di 17 cm, una larghezza di 8,2, uno spessore di 20 mm per un peso totale di 425 grammi. Ed eccoci qua nell'home page di Android 14, andiamo a vedere un po' la velocità di scorrevolezza, andiamo anche più veloce, andiamo a fare anche una prova su un articolo a caso per vedere anche la velocità nell'apertura dell'articolo. Avete visto, l'ho aperto subito, ho aperto questo articolo di Sinner, accettiamo i soliti cookie, anche la luminosità dello schermo non è affatto male. Andiamo a cercare una foto per fare la prova della velocità dello zoom, e anche qui direi che ci siamo. Torniamo nell'home page di Android, questo modello è supportato da Android 14, andiamo a fare anche un test della navigazione dei social, partiamo con Facebook, direi che siamo abbastanza rapidi, andiamo a provare anche gli altri, partiamo da Instagram e anche qua siamo super rapidi, proviamo anche a mettere dei cuoricini a caso, guardate anche qui la velocità, e concludiamo il tour andando anche su TikTok, così facciamo interamente il giro. Beccatevi visto super tornado, non so se reale o fatto con l'intelligenza artificiale, comunque guardate, se vado a scrollare risponde sempre perfettamente a tutti i miei comandi, per cui sia come navigazione che come social è veramente un ottimo smartphone. Andiamo a fare anche un tour delle impostazioni, sono le solite impostazioni di Android, ovviamente aggiornate da Android 14. Voglio fare una menzione alla batteria, perché come vi dicevo durante l'introduzione ha una batteria di oltre 10.000 mAh, è compatibile anche con la ricarica inversa, lo potrete utilizzare per caricare altri smartphone. Ho già collegato un doppio cavo tipo C sul nostro Kubo King Kong Power 3, adesso lo vado a collegare a quest'altro device e guardate come inizia a ricaricarsi, è veramente uno spettacolo, per cui potete utilizzare questo smartphone per caricare altri tablet o altri dispositivi. Un'altra funzione molto interessante è il tasto personalizzabile che ho già impostato, adesso lo andiamo a provare. Con un tasto ho impostato la calcolatrice e si apre immediatamente, col doppio tasto ho impostato YouTube e anche qui si è aperto veramente in pochissimi secondi, e con la tenuta prolungata lo screenshot.
Per cui è un tasto molto utile che potete utilizzare e personalizzare con le impostazioni o le funzioni che utilizzate di più nel vostro cellulare. Altra nota molto interessante è l'espansione della memoria che ho già attivato, come vedete da questo pallino che ho flegato, che vi farà passare da 12 GB di RAM di base a ben 24 GB di RAM. E l'ultima impostazione degna di nota è l'illuminazione ambientale, che non è nient'altro che la personalizzazione del LED posteriore che vi ho fatto vedere durante l'introduzione. Potete variare le varie modalità e lui in automatico cambierà l'illuminazione. Anche per quanto riguarda la sicurezza non siamo affatto male, perché questo device ha sia l'impronta digitale che il sensore di sblocco facciale. Li andiamo a testare subito a partire dal sensore, vediamo se lo sblocca e l'ha sbloccato subito. Andiamo a provare anche lo sblocco facciale. Guardate, appena ho rimosso la mano mi ha riconosciuto immediatamente. Per quanto mi riguarda è quasi più veloce lo sblocco facciale rispetto al sensore di impronte digitali. Adesso vado a fare la prova dello schermo per la sensibilità con l'utilizzo dei guanti. Guardate qua che velocità, vediamo se zoom anche, mamma mia, è veramente spettacolare. Non avrete nessun problema a utilizzare questo smartphone. E ora siamo arrivati al comparto fotografico, vi farò vedere una carrellata di foto e di video che ho registrato direttamente da questo device. Mi ha stupito sui colori più naturali che vivaci, ma anche per la precisione dei dettagli, soprattutto con la macro camera da 5 megapixel che ha fatto veramente un passo davanti rispetto al modello precedente. Anche i video non sono affatto male, sono stabili e di buona qualità, e per quanto mi riguarda sono anche leggermente superiori agli altri rugged phone di fascia media, categoria a cui appartiene questo King Kong Power 3. E ora andiamo a fare un super test dell'audio andando a verificare la potenza inaudita di questo speaker da 3 watt da 123 decibel. Facciamo partire il video, metto il volume al massimo, sentite che potenza, mamma mia, è veramente impressionante. Non ho mai sentito uno speaker con queste caratteristiche, è veramente tanta roba. Spero che si senta bene dalla telecamera, sentite anche i bassi, perché non è solo potente ma anche la qualità è veramente alta. Ho precaricato lo stesso video di YouTube su un classico rugged phone con uno speaker normale, eccolo qua, e invece questo è il nostro potentissimo King Kong Power 3. Vediamo la differenza così capite meglio la potenza. Parto col cellulare normale, sentite? Mi avvicino anche con lo speaker alla telecamera, vi faccio vedere che il volume è al massimo ovviamente. Beccatevi il King Kong Power 3! Mamma mia, avete sentito la differenza? Veramente uno spettacolo! Cellulare normale e di nuovo Kubo. Sicuramente con questo cellulare non avrete più paura di perdere chiamate, anche se sarete in ambienti molto rumorosi. Ho concluso questa recensione anche con un bellissimo test gaming dove ho provato tantissimi giochi 3D come War Robot, Modern Strike e Asphalt Nitro, e devo dire che questo processore octa-core MediaTek Helio G99 serie 8781 si è dimostrato all'altezza. Tutti i giochi che ho provato non hanno avuto lag o rallentamenti. Spendo una menzione speciale per quanto riguarda la fluidità di gioco, soprattutto sia nei video ma anche nel gaming, perché grazie a un refresh rate di ben 120 Hz potrete giocare con la massima risoluzione anche nelle scene più dinamiche. Veramente un suo punto di forza insieme all'audio, come anche la super batteria che vi permette di giocare anche per più di 20 ore consecutivamente senza doverlo ricaricare. E concludo la recensione parlando del prezzo. Questo bellissimo smartphone verrà lanciato sul mercato il 21 ottobre ad un prezzo di lancio che varierà tra i 250 e 300 euro, che per quanto mi riguarda è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo per le sue caratteristiche. Se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!